È stato il sindaco Luigi Alboremascia, il primo a far visita al personale che da stamani ha avviato l'attività dello Sportello di Sviluppo Italia a Pescara. Il servizio, attivato presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico nel Palazzo Eximps in Piazza Italia, sarà operativo gratuitamente ogni martedì per fornire ai cittadini e alle imprese una serie di servizi di consulenza a 360 gradi. Oggi si apre la fase operativa rispetto ad un protocollo d'intesa siglato alcune settimane fa. Eh, con eh, Sviluppo Italia, che consente di attivare questo sportello di informazione, di consulenza, eh, di incubazione di imprese, anche fondamentale, ma anche e soprattutto eh, di eh, erogazione anche di contributi a fondo perduto a tassi assolutamente agevolati, mutui addirittura allo 0,40%, e quindi la creazione di nuove opportunità di lavoro su un territorio che ha necessità di un grande rilancio nelle attività produttive. Devo ringraziare gli uffici, devo ringraziare l'assessore Gardelli, eh, la, la, la commissione consigliare che ha favorito e ha promosso questa iniziativa. Ogni martedì presso gli uffici relazioni con il pubblico al pian terreno di Palazzo di Città in piazza Duca d'Aosta abbiamo questo servizio aggiuntivo nel quale noi crediamo moltissimo. Tra qualche mese faremo anche uno step di verifica, io sono convinto che accanto al progetto di zona franco urbane questo possa essere un momento di rilancio anche di fronte ad un momento purtroppo è una congiuntura planetaria molto difficile dal punto di vista economico. In questo momento insomma chi ha un'idea imprenditoriale troverà le gambe per farle camminare proprio di qui sotto nell'ufficio dell'URP di fronte a Palazzo di Città. Sì, è proprio così, la richiesta di occupazione è continua e io ricevo tantissime richieste di occupazione e ho il piacere poi invece di indirizzare le persone che hanno idee, che hanno progetti, che hanno voglia di fare in questo ufficio e quindi soprattutto per le giovani generazioni avere l'opportunità di diventare imprenditori. Questo è il miglior modo di risolvere il problema dell'occupazione, questo è il miglior modo per dare una risposta ad un territorio che è un territorio guida per l'intera regione, ma che deve essere sostenuto e deve essere incrementato in questo momento.